Buongiorno, benvenuti in questo secondo Daily Vlog. Nonostante io mi sia svegliata presto, ovviamente si fanno le corse perché sono in ritardo. Sono le 7:10, sto arrivando fuori la fermata per prendere pullman perché alle 8:30 devo stare là. Sono arrivata sotto la fermata e subito è passato il pullman, quindi l'ho preso. Qua sono io che cammino perché sono uscita e sì, mi faccio tutta questa strada tutte le mattine, ma non è neanche la metà quella che state vedendo, è un caos. Le due cose vuote la potete trovare solo a quest'ora della mattina. Ci sono quasi, comunque mi manca tutta via Chiaia e l'ascensore e un altro pezzettino qua di via Toledo. Madonna. Pure ora c'è la fila all'ascensore, ma vi faccio vedere. E invece comunque arrivo all'università dopo altra strada e questa è la prima aula di oggi, ma è troppo piccola, infatti poi ci hanno successivamente cambiato l'aula con una più grande. Questa sono io che non ho capito niente e questi sono tutti gli appunti che invece ho preso oggi, quindi qualcosa l'ho capito, dai. Sì, sono palesemente devastato. Niente, ho fatto la lezione di diritto e il turismo, ci hanno spostato nell'aula più grande perché eravamo troppi. Siccome il secondo prof mancava, mi sono messa in un angolo a sistemarmi tutti gli appunti di diritto che ho preso poco fa. E niente, adesso sto andando a mangiare. Ovviamente, manco a dirlo, non c'era un posto, quindi finisco in terrazza, ma rientro perché faceva troppo caldo e qua sono io che mangio il mio bellissimo panino. E poi mi sposto di nuovo in terrazza con le altre ragazze, bellissimo. Quasi muore qua fuori. L'acqua si va con l'ultima lezione. Ebbene sì, dalle 15 alle 18 l'ultima lezione del giorno, che è organizzazione dei sistemi informativi per il turismo, e qui sono io che faccio finta di prendere appunti, ma tra poco vi farò vedere che cosa sto realmente facendo. Abbiamo dei problemi tecnici a quanto pare. E sì, questo è quello che io in realtà sto facendo dopo un'ora di lezione, perché non si capiva niente. Lezione finta, mezz'ora prima, si scappa. Sono in ascensore, ragazzi, sto veramente correndo, non lo so più. Ok, t'a posto. Comunque sì, sono le 6:10 adesso, basta, non ne posso più, non ho ripreso niente perché ovviamente sta piena di gente, l'università sta strapiena di roba, gente che va e viene, quindi vi avrò fatto i voiceover. Sono devastata. Via Toledo che stamattina era deserto. Tra l'altro per me prima è uscito il primo daily, quindi sono curiosa di vedere come sta andando. Sono a Dante perché prima mi è passato di fianco al 184 e probabilmente deve salire se non l'ha già fatto. Pullman preso per pochissimo. Uscita, sono in una zona a me conosciuta, sto andando da mia mamma fuori al bar. Capo pure quella di prima era conosciuta, però lasciamo stare, sono distrutta. E ho pure controllato lo scorso daily, ma ha fatto solo 6 mesi, quindi spero si riprenda. Oh, finalmente mi riprendo con un buon caffè di quelli belli potenti proprio. E beccatevi anche questo tramonto. Missione caffè completata. Ora però è arrivato il turno della spesa al supermercato di fiducia, perché mia mamma ancora non aveva pensato a che cosa dovevamo mangiare oggi. E questo alla fine è quello che abbiamo preso, come potete ben vedere. E sì, andiamo a pagare. Ok, anche la spesa l'abbiamo fatta, quindi possiamo finalmente tornare a casa. Oh, finalmente rientrata a casa, ragazzi, non ne potevo più. Questa giornata è stata veramente distruttiva. Distruttiva a livelli estremi, sono... non sto capendo praticamente niente più. E niente, sono le 7:30, ho controllato poco fa l'orario. Mi devo fare la doccia e shampoo perché sto schiattando, cioè praticamente da stamattina che sto morendo. E poi disfo lo zaino, vado a mangiare e me ne vado a dormire perché non sto capendo proprio niente più. Ma mi sa che questo daily lo finisco oggi, probabilmente sarà durato meno di quello di ieri e già quello di ieri è durato poco, ma se non l'avete visto recuperatelo, lo trovate nelle da qualche parte. Comunque domani cerco di studiarmi meglio tutto il vlog e farlo più interessante e più collegato possibile, perché oggi non è andata veramente bene. E niente, ci vediamo domani, raga, basta.